Ciao a tutti, tempo fa avrete visto tra i miei video tutti i miei ricordi e avrete visto anche tutte quelle cassette VHS eccetera eccetera. Allora, io da quel giorno lì avevo sempre il pallino in testa, ma tutte queste cassette qua, tipo le mie recite quando ero bambino eccetera eccetera, come faccio a trasferirle sul computer? Non avevo un aggeggio o quant'altro, se non ricordo male anche anni e anni fa chiesi ad un negoziante che si occupava di queste cose: mi puoi trasferire le VHS in DVD? Ah, guarda, sono 8-10 euro a cassetta. Mamma mia, mo cavoli, cioè sono tantissimi. Quindi sono andato a cercare un po' su Amazon e ho trovato questa chiavetta qua. Chiavetta della Honestech, una cosa del genere, e insomma il modello preciso ha un nome impronunciabile, ve lo lascio qua sotto. Chiavetta USB semplicissima da 9 cm con gli attacchi RCA, i soliti tre colori, oppure se avete l'uscita video S-Video, vedete voi quale utilizzare, dipende sempre dal vostro registratore. Non ci crederete mai, ma io sono diventato pazzo per riuscire a trasferire i miei dati. Non riuscivo a capire il perché, avevo i cavetti, questi qui, semplici, tre colori, arrivo. Questi qui, ecco, ero pieno di questi cavetti, ma io, anche se avevo due videoregistratori, nessuno supportava l'attacco RCA, solamente SCART. Quindi ero riuscito a trovare un adattatore da RCA a SCART, ma era solo in entrata. Ecco, questo l'ho capito dopo 3 ore che io provavo, smadonnavo. Ho provato a reinstallare driver su driver, alla fine la chiavetta andava benissimo. E sapete come ho risolto? Ho risolto collegandoci la Play 2, se non lo sapete, ha un attacco video proprietario che va attaccato alla Play 2 e poi si trasforma in tre colori oppure in SCART. Collegato la PlayStation a questa chiavetta qua e ho visto che funzionava immediatamente. E ho pensato, ma pensa te se avevo... quanti anni ha ormai la PlayStation 2? 10? 15 anni? No, 15 anni, ma insomma più o meno. Sì, all'epoca riuscivo a registrare tutti i miei vari gameplay con Tourist Trophy o Super Mario o tutti i vari giochi che giocavo con la Play 2. Adesso sarei inondato di video gameplay della PlayStation 2. Comunque, vi ho già accennato che si può anche registrare i contenuti della PlayStation 2 oppure registrare le vostre VHS, e infatti io ero proprio pieno. In dotazione è presente un mini CD che sinceramente il mio computer non riusciva nemmeno a leggerlo. Ho provato su 3 computer, su uno non leggeva. Secondo me non uso i CD da una vita e quindi era quello il problema. Vi lascio comunque in descrizione il link per scaricare il programma se anche voi avete problemi come me che non riuscite a leggere il CD. Poi all'interno non c'è nessun driver perché funziona plug and play, lo collegate, almeno io ho provato con Windows 10 e non ho avuto nessun problema, e funziona subito. Il software in dotazione, insomma, io l'ho voluto provare tanto per vedere com'era, è proprio scarno. Non si riesce neanche a vedere l'anteprima intanto che parte il registratore e voi registrate un po' ad occhi chiusi, quindi non è proprio il massimo. Carino perché si possono anche ritagliare i video una volta estratti, si può anche creare un DVD direttamente da quell'applicazione, ma io vi consiglio di andare a utilizzare VLC. VLC è secondo me uno dei migliori, più leggeri. Dopo ovviamente vedete voi con quale software utilizzare questa chiavetta, si può anche con OBS, ci sono tantissimi altri, vi dico VLC perché è il più utilizzato. Basta andare in periferica di acquisizione, selezionate la chiavetta e potete anche impostare una risoluzione. Purtroppo c'è solamente una risoluzione disponibile, che è il 720x576 pixel. In questo momento date l'ok e riuscite a vedere direttamente in anteprima quello che sta riproducendo il videoregistratore. Da qui potete anche o registrare o altrimenti vedere direttamente, c'è il tastone REC. Se devo essere sincero, non mi ricordavo una qualità così pessima delle VHS. Ci sono anche certe cassette, tipo quella dei matrimoni dei miei, che hanno una qualità proprio pessima, non si vedono nemmeno i colori, mamma mia. Ma quanti anni sono passati? In realtà non ne sono passati così tanti. Bene, penso di avervi detto tutto. Con 15 euro, con questa chiavettina qua, potrete avere tutti i vostri video ricordi al sicuro con veramente pochi euro, perché ho visto che tutte le mie videocassette, soprattutto le prime, quelle vecchie, iniziano molto a peggiorare di qualità e man mano sono sicuro che non funzioneranno più. Quindi
15 euro assolutamente ben spesi. Per qualsiasi altra informazione contattami pure e alla prossima su YouWinBlog. Ma che pirla, avevo già spento tutto e mi ero dimenticato di dirvi di questo adattatore. Insomma, prima vi avevo accennato di questi cavetti, oddio, sono pieno di cavetti qua sulle gambe, di questi cavetti qua che non riuscivo a farli funzionare con il mio registratore e ho acquistato questo adattatore qua, 2,80€ di adattatore, addirittura con lo switch per poter cambiare output o input. E questo adattatore, almeno per, nel mio caso, visto che il registratore ha solo la SCART, è praticamente indispensabile. Vi lascio sempre in descrizione il link per acquistarlo.